Bene, dopo tante richieste dello stesso tipo, voglio dedicare questo video alle ragazze, alle donne. Allora, una delle domande più frequenti è questa qua. Perché questi maschi ci vogliono soltanto per il nostro fisico? Perché questi maschi ci vogliono soltanto scopare? Perché questi maschi ci guardano solo le tette e il culo? Eccetera, eccetera, eccetera. O come si mantiene un uomo un maschio? Beh, allora, ci sono tante tecniche, tante robe, no? Anche io tengo corsi di linguaggio, verbale, non verbale, comportamento, strategie, chi più ne ha, più ne metta. Però una cosa è basilare, è indissolubile e vale sempre e comunque. Dovete farvi questa domanda, quindi, cioè, per capire e per avere questa base. Dovete chiedervi. Cos'è che ho io di particolare affinché questo uomo, maschio, ragazzo stia con me, si innamori di me, voglia rimanere con me e in modo stabile e magari anche senza tradirmi se proprio vogliamo esagerare? Allora, cosa avete di unico, di particolare che vi distingue e contraddistingue, no? Che gli altri non hanno, cioè perché deve stare con voi se siamo 7 miliardi al mondo e può stare con qualcun altro, cioè perché dovrebbe stare con voi? Ok? Non dico che non deve stare con voi e tanto chi cazzo se ne frega, quindi può stare con gli altri, eccetera, eccetera. Dico soltanto che dovete porvi questa domanda. E perché porvi questa domanda? Perché dovete chiedervi cosa ho io di particolare? Ma perché se poi non sapete rispondere, dici ma non lo so sinceramente cosa ho di particolare. Allora dovete trovare una particolarità, ok? Può essere un fisico migliore delle altre, anche se è molto difficile perché davvero in 7 miliardi di persone avere il fisico migliore di tutte, a voglia palestra. Oppure potrebbe essere il modo di farlo stare bene, ok? Quindi dici, ah, quando sto con te io sto proprio a casa mia mentalmente, sto proprio alla perfezione, con te faccio qualsiasi cosa, cioè con te sto proprio bene. Ok? Quindi chiedetevi cos'è che può far star bene questo maschio a questo livello. Oppure dici, ah, con te io rido sempre, scherzo sempre, viaggiamo, abbiamo 3.000 cose in comune, eccetera, eccetera. Ecco, magari questo non è che può far innamorare una persona, non sempre, come nessuna delle altre cose, però sicuramente se il maschio sa di perdervi in questi casi, allora ci starà un pochino più attento. Allora, parliamoci chiaro, l'unico modo per rendere un maschio fedele è farlo innamorare. Punto. Non ci sono altri metodi, oltre alla castrazione, insomma, queste cose qua, diciamo, non ci sono altri metodi legali, ok? Non esiste la magia, non esistono le fattucchiere del cazzo, non esiste l'astronomia del cazzo, l'astrologia del cazzo, non esiste tutta questa roba qua. Eliminate, eliminate, eliminate perché non funzionano. Non funzionano. Se poi volete crederci, se poi avete bisogno di smettere di piangere, dovete credere in qualche baluba particolare, allora fatelo, però non venite poi a piangere, oddio, è successo questo, perché non funzionano. L'unico metodo per tenere un maschio fedele per sempre è farlo innamorare. E qui dovremmo fare dei video, delle cose su come far innamorare una persona, un maschio, e va bene, forse li faremo. Guardate nella descrizione perché a volte metto dei link, eccetera, eccetera. Però dovete sempre rispondere a questa domanda: cos'ho di particolare? Cos'ho in più delle altre? Cos'è che mi contraddistingue? Perché in questo modo potrete rispondere all'altra domanda magica, che è questa: perché un maschio dovrebbe stare con me? Perché un uomo o un ragazzo dovrebbe stare con me e solo con me, stare stabilmente con me e continuare il rapporto con me? E la risposta sarebbe perché ho quelle particolari cose che non hanno le altre persone, perché con me sta meglio, perché con me ride, perché lui ama viaggiare e io lo porto in giro col cammello, cioè che ne so, insomma, tante cose simili. Lo so che a volte è difficile avere queste particolarità, queste cose che non hanno gli altri, ma allora che fate? Allora perdete il maschio e finiamola, insomma. Ecco, se vuoi qualcosa devi dare qualcosa. Cioè questa è una regola della vita, nel senso che se tu vuoi ottenere qualcosa che non hai, devi lavorarci sopra, se no già l'avresti avuto. Quindi cercate di capire cosa può rendervi non migliore o peggiore, non buona o non buona, non efficace o non efficace, ma unica più possibile per alcune cose, almeno più particolare e univoca, nei confronti, diciamo,
cioè nella percezione di questo maschio, cioè che questo maschio, uomo o ragazzo, vi deve percepire così, cioè deve essere lui che deve percepirvi così, non una vostra rappresentazione. Quindi, cosa potrebbe rendermi unica, inequivocabile, cioè magica agli occhi e alla percezione di questo uomo, maschio, ragazzo? Ecco, cercate di rispondervi, cercate di ottenerlo, di diventarlo, di farlo, perché è un vostro interesse, se lo volete. Se invece dite, ah, voglio essere me stessa, voglio fare come mi pare, allora cercatevene un altro e non rompete le palle, ok? E questo dovete dirlo a voi stesse, perché se quello si conquista in un certo modo, allora se lo volete dovete fare questo certo modo, e se no, se volete essere voi stesse e essendo voi stesse ve lo cacciate, allora poi non ve lamentate, non posso voler volare e non avere le ali, cioè se voglio volare devo avere le ali, ok? E quindi quando avete fatto questa cosa verificate se ci avete preso, quindi se dite ma cosa potrebbe piacere a questo ragazzo e rendermi particolare, magari il farlo ridere, il farlo divertire, il far vedere che sono intelligente, che sono una cazzuta, insomma fate delle ipotesi, diventatelo, fate la prova, vedete se lui si intriga, si riprende dalla sua, dal suo insomma mondo virtuale, perché magari vedete che si sta allontanando, si sta disinnamorando, eccetera, e vedete se funziona, se lo riattrae. Ovviamente non aspettate che vi manda a quel paese per fare sta roba. Quando vedete un distacco, oppure quando ci parlate, anche se non interessate a questa persona, però quando lo frequentate o quando state vicino, vedete se con certi atteggiamenti, certi discorsi, certi argomenti, eccetera, lui si intriga un po' più. E mirate su quelli, metteteli in fila. Dice, allora gli piace quando faccio la cazzuta, gli piace quando sono simpatica, gli piace quando sono così, gli piace quando lo metto in sfida con altri perché lui inizia e fate tutta la lista, poi cercate di intrigarlo, di mantenerlo, di conquistarlo, di eccetera eccetera in questo modo, ok? E ovviamente questi sono elementi di base, però vedo che fate sempre i soliti errori, cioè io quando vi chiedo ma cos'è che ti contraddistingue, perché dovrebbe stare con te e non con le altre, voi dite buh. Beh, quindi intanto partite da questo, fate un piano, fate le ipotesi, lavorateci e poi magari guardate anche altri miei video in cui ci stanno tanti piccoli o grandi segreti. Nel frattempo, in bocca al lupo e se proprio non ci riuscite, contattatemi nella descrizione del video, nei commenti vi metto altri video, altre risorse e i miei contatti e quindi da Alex Onofri per ora è tutto. Lavorate su queste cose, conquistate al massimo tutti quelli che volete, anche, o tutto quello che volete, anche se solo uno, e ci vediamo nei prossimi video.